Io se sono qua a lavorare perché ho cominciato a donare nel 75 e sono sopravvissuto a 181 donazioni. Voglio raggiungere il traguardo delle 200. Vivo la cosa da ambo le parti, sia come donatore sia come medico addetto ai prelievi e alla medicina trasfusionale. È una, se vogliamo definirlo, una medicina di nicchia, poco considerata, poco conosciuta, forse anche dal punto di vista normativo. L'antibiotico lo compro in farmacia, il sangue lo prendo solo dai donatori, non ho altro modo per ottenerlo. Vengono fatti degli incontri formativi nelle scuole e abbiamo delle risposte decisamente importanti. Già solo questa mattina abbiamo avuto 3 ragazzi di una scuola con cui abbiamo già avuto questi incontri. Abbiamo preso un bel giro, prenotano le mattinate per un certo numero di studenti, li prendono e li accompagnano. E questo ogni anno ci porta dai 300 ai 400 nuovi donatori a livello di scuole superiori.